Buongiorno cercatori d'oro e benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete nemici a tempo. Forse vi ricorderete lo scorso episodio in cui abbiamo trovato un sacco di piglie d'oro proprio poggiate lungo questo bedrock. Oggi l'idea è quella di andare a trovare quelle che abbiamo dimenticato. Luca si è già messo al lavoro, sta già lavando il sedimento al piatto, quindi smettiamo di perdere tempo, andiamo a riempire d'acqua il cabasso. Piazzo la canaletta col tappetino Gold Hog, già in un altro video l'ho utilizzato e vi rimando a vederlo in caso in cui ve lo foste perso. Luca ha già trovato dell'oro mentre io sto parlando, adesso inizierò a cercare anche perché voglio trovarne un sacco e farvi vedere tutti i vari ritrovamenti nell'arco di questa giornata. E vi dico la verità, sono un po' emozionato perché sono mesi e mesi che cerchiamo un nuovo posto, una nuova località dove fare un po' di produzione o coltivazione come si suol dire. E finalmente abbiamo trovato un posto degno di nota. Canaletta piazzata. Secchiello lo abbiamo. L'acqua per setacciare l'abbiamo. Setaccio e si parte. Ora qualche aggiornamento ragazzi, qua lo scavo prosegue, la scorsa volta con Roberto e Luca abbiamo iniziato qui, adesso sto pian piano allargandomi verso monte, fino ad arrivare dove Luca sta assaggiando e trovando, cioè là. Secondo me l'oro è appoggiato qua, sopra il bedrock, quindi bisogna grattarlo un po' per mezzo del piccone, in questa maniera qui, e andare pian piano a raccogliere questo sedimento qui, che sostanzialmente è il bedrock alterato ed eroso. All'interno di questo sedimento potrebbe esserci dell'oro. Vado a setacciare il sedimento in acqua per recuperare tutto l'oro possibile. Vado a scartarlo al contrario qui, nel caso in cui ci fossero le pipite più grandi che setaccio dovrei trovarle sopra. E poi le prossime volte andiamo poi a passare al metadetector questi sedimenti setacciati, magari potrebbero esservi delle pepite. Laviamo questo secondo cabasso della giornata, il primo qualche pezzettino me l'ha già donato. E se fossimo fortunati magari proseguiamo ancora qua lo scavo, altrimenti ci spostiamo leggermente più a monte. Infatti anche se la zona è molto aurifera e siamo all'interno di una pace streak, bisogna tener conto che comunque l'oro non è uniformemente concentrato. Ciò significa che bisogna trovare la località più concentrata lungo la pace streak. Alla fine a mio parere conviene comunque scavare, lavare tutto, e utilizzando la canaletta posso anche alla fine lavare i sedimenti un po' considerati sterili, se così potete passarmi il termine, in quanto questi vanno a coprire lo strato aurifero. Per arrivare all'oro che è poggiato sul bedrock bisogna andare a spostare e lavare i sedimenti soprastanti, che in questo caso specifico sono chiamati overburden. In sostanza il sedimento che copre lo strato aurifero è sterile, non è utile ai nostri fini
e di conseguenza ci conviene rimuoverlo. Io considero comunque uno spreco andare a rimuovere questo sedimento pari pari senza neanche lavarlo. Conviene comunque sempre lavarlo in canaletta, soprattutto perché abbiamo la canaletta proprio qua dietro ed è molto comodo. Io e Luca stamattina abbiamo trovato un po' di oro, non molto purtroppo rispetto alle nostre aspettative, anche se più o meno 2 decimi penso che l'abbiamo ottenuti. Solo del mattino. Proseguiremo nel pomeriggio, vediamo un attimo come questo scavo evolve. Adesso abbiamo fatto un paio di sondaggi, ve li faccio vedere. La scorsa volta abbiamo stato qua, Roberto ha trovato le prime pepite d'oro. Man mano abbiamo largato la scorsa volta lo scavo e stamattina ho largato verso monte lo scavo. Qui ho trovato 10 di pepitine, proprio a contatto col bedrock. Qua a monte, vicino a questo grande masso, ho iniziato a scoperchiare qua l'overburden, come si suol dire, ma non sono riuscito ad arrivare al bedrock. Inoltre ci sono già circa 40 cm d'acqua, senza una pala, senza una zappa non riesco a approfondirmi ulteriormente. Procedendo ancora a monte, Luca invece sta scavando in questa località, adesso vi faccio vedere là, molto molto interessante, dove proseguiremo anche nel pomeriggio. Questo nero è il bedrock locale, un grafito scisto, una roccia composta da mica e grafite. Inoltre la cosa interessante è che qua sopra questo overburden tende ad avere dei massi di più grandi dimensioni rispetto alla media, come si vede anche in questo esempio, e l'oro soprattutto va a concentrarsi in questo straterello, in questo caso chiamato pay layer. Io vi dico questi termini in inglese perché sono proprio i termini specifici per questo genere di campo. In ogni caso, avessi dubbi, domande, perplessità, non fatevi problemi a scrivere qua sotto nei commenti. Ultimo cabasso, dai, ci sta, direi che ha reso. Guarda che forma strane che hanno. Oh, questo è pesante. Grazie all'hydraulic mining, in questo contesto si utilizza l'acqua già presente in uno scavo per andare a rompere il fronte di coltivazione. Industrialmente si utilizza una pompa idraulica. Ovviamente dal punto di vista amatoriale ciò non è legale. E quindi anche solo con la sessola o con un secchiello è possibile andare a sfruttare la naturale erosione dell'acqua per sostanzialmente limitare i ciottoli. Questi saranno lavati, puliti e potranno essere scartati. Inoltre è molto comodo perché con la sessola è più semplice prendere i sedimenti alla base del fronte di coltivazione. Beh, ovviamente questa tecnica è utilizzabile solo nel contesto in cui avete, come nel mio caso, dell'acqua nello scavo. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine della giornata, sono un po' scoppiato nel senso che sono molto stanco, ma voglio farvi vedere l'ultimo cabasso perché comunque sta dando ancora risultati interessanti quest'area, purtroppo non all'altezza delle nostre aspettative. Facciamo assieme l'ultimo cabasso e speriamo che ci dia ancora qualche risultato. Alla fine della giornata comunque la pepita d'oro più grande è uscita, andremo poi a approfondire assieme anche in un ulteriore video questa location, anche se purtroppo inizia già a mollare per quanto riguarda la quantità. Siamo ben oltre i 2 grammi in totale,
in circa, mi pare, tre sessioni, possiamo dire, che secondo me sono ottime quantità e soprattutto vi sono delle grandi pepite d'oro. Quando si parla di un decimo, due decimi, capiamoci, non sono grandi, tra virgolette, però sono già ottime per la mia collezione. Quindi io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando di mettere mi piace che mi gasa tantissimo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché per me è una grande soddisfazione vedervi tutti qua con me in questa community per quanto riguarda la ricerca di minerali e la valorizzazione anche del metallo prezioso, cioè dell'oro. Al prossimo video!